grazie alla generosità di tanti, possiamo continuare ad offrire un pasto caldo a quanti ne abbisognano. Tra la lera la ri la ri la lera, tra la lera la ri la ri la 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 ri la la. Siamo nella campagna tra Tortoli e Arbatax, dove da qualche mese la fattoria sociale I Giardini della Fraternità opera con la cooperativa sociale Amos nella gestione dei terreni della diocesi d'Anosei. I ragazzi che lavorano con noi sono dei padri di famiglia che partecipano a un progetto di reinserimento sociale, lavorativo e di formazione. Molto del prodotto della terra verrà portato a casa dai ragazzi come frutto del proprio lavoro e parte del prodotto verrà portato invece alla Caritas diocesana nella mensa come anche segno di condivisione e restituzione. Qui alla sede diocesana della Caritas, tra I vari servizi c'è quello della mensa e possiamo ogni giorno aprirla per poter garantire un pasto ai nostri amici grazie alla generosità di tanti. Famiglie, comunità parrocchiali, privati, doni che provengono dai supermercati, dalle cooperative dei pescatori. Giuseppe, hai visto? Oggi pesce. Ah, benissimo. Per il menù di oggi prepareremo un sugo al pomodoro perché dobbiamo cucinare I tortiglioni. Questo è il primo. Per quanto riguarda il secondo, oggi avremo un fritto di pesce. Io sono volontaria, sono stata insegnante per tanti anni e ho deciso di dedicare un po' del mio tempo a persone meno fortunate di me. Sono qua perché economicamente non ce la faccio, vengo alla messa solidale perché qui sono molto socievoli, trovo un pasto caldo e una mensa accogliente, delle persone squisite. Ci sono alcune persone, alcune famiglie che sono in difficoltà e non riescono a venire in mensa. Allora ci adoperiamo con il nostro mezzo Caritas per portare un saluto, un caloroso abbraccio e un pasto caldo nelle loro case. Eugenio! E grazie al progetto Nessuna periferia è lontana, sostenuto dai fondi dell'8 per 1000, che stiamo riuscendo a garantire ai nostri amici un'attenzione di servizio, di ascolto, di accoglienza, cercando di passare il più possibile da una presa in carico singola ad un'attenzione familiare, alla famiglia. L'ultimo nostro impegno vedrà la luce fra qualche mese. Vogliamo essere vicini ai nostri amici più piccoli, ai ragazzi, ai bambini. Per loro un dopo scuola, animato da maestre, insegnanti, volontari. Ciao Ege, ci vediamo domani, buona serata.